Pesaro e soprattutto quel mitico angolo della città chiamato Cristo Re piangono la scomparsa di Fabio Renzi. Ieri sera, in quello spicchio della zona mare adagiato fra la parrocchia e il campo da basket, gli amici di una vita si sono ritrovati in un ideale abbraccio verso quella gioviale e genuina anima del Cristo Re, scomparsa troppo presto. Tante le lacrime rivolte all'affetto di chi nella sua vita ha sempre regalato sorrisi a chi lo conosceva. Fabio se n'è andato all'improvviso ad appena 51 anni proprio lì, nella sua casa di Viale Cesare Battisti, affacciata su quello storico angolo che lo rendeva la vedetta del Cristo Re. Amici che simpaticamente lo avevano ribattezzato col nomignolo di Puntone. Amici attoniti che ieri pomeriggio si sono riversati sotto la sua casa al rimbalzo della notizia che Fabio non c'era più. Lì sotto casa, pochi istanti dopo che aveva lasciato l'abitazione, l'ambulanza corsa sul posto, ma solo per constatarne il decesso. Invano avevano provato a cercarlo al telefono la madre e la sorella. Il cuore di Fabio non ha retto, vittima di un malore in casa dove viveva solo e dove probabilmente non è riuscito a chiedere soccorso. Fabio Renzi era un grande aggregatore, un punto di riferimento per tutta la comunità di Cristo Re. Viveva proprio sopra la fossa dove per anni ha giocato a calcio e basket con gli amici, tanti, tantissimi in tutta Italia. Nel dicembre scorso organizzò un raduno di tutte le vecchie glorie di Cristo Re per il Christmas Star, una partita di pallacanestro nella gloriosa palestra di Viale Cesare Battisti, alla quale avevano partecipato tutti, ma proprio tutti, tutti, non era mancato nessuno. Fabio Renzi, detto Puntone, mancherà a tutti coloro che l'hanno conosciuto e sicuramente non lo dimenticheranno mai. Fabio era un gigante buono, aveva un cuore grandissimo ed era un grande aggregatore. E ci conoscevamo fin da bambini per il Cristo Re. Avevamo la passione in comune della vis e del mangiare. Lui era un gourmet veramente bravo, un bravissimo cuoco, un bravissimo avvocato, una bravissima persona. E Pesaro ha perso una grande persona. Fabio. Avvocato di successo, titolare di uno studio legale, cuoco sopraffino e grandissimo tifoso dello sport cittadino. Lo ricordano anche le società sportive della VL, della Vis Pesaro e della Pesaro Rugby. Tre sue passioni, tre squadre in cui ha lasciato un segno profondo per la sua simpatia e per il buon umore che lo contraddistinguevano. Era anche grande amico dell'ex calciatore Massimo Ambrosini, con cui ha condiviso emozioni e sentimenti della sua età d'oro milanista.